L'esigenza di rafforzare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici di primo grado si è tuttavia dovuta certamente e inevitabilmente confrontare con le differenti criticità esistenti, rispetto alle quali appare indubbiamente decisivo un attento monitoraggio finalizzato all'individuazione anche di eventuali correttivi. Si apre uno spiraglio forse anche per il Tribunale di Sala Consilina. La risposta del sottosegretario alla giustizia Ferri all'interpellanza urgente sulla riforma della geografia giudiziaria presentata da 30 deputati di centrosinistra e discussa ieri alla Camera fa pensare che ci sono ancora margini di aggiustamento della legge che ha portato alla soppressione di una trentina di tribunali e relative procure. Il primo firmatario dell'interpellanza, il deputato del PD Simone Valianti, aveva illustrato il documento chiedendo di fatto che venisse resa flessibile la cosiddetta regola dei tre, ossia la norma in base alla quale non ci devono essere più di tre tribunali per corte d'appello. Molti territori, onorevole sottosegretario, sono stati fortemente penalizzati, a nostro avviso, dalla suddetta regola del tre, che di fatto sopprime tribunali di medie dimensioni, alcuni dei quali come quelli campani, calabresi e siciliani, situati in realtà territoriali che presentano esigenze del tutto particolari, a vantaggio tra l'altro di tribunali di ridotte dimensioni, in vero residuali. La risposta è stata positiva, anche se ovviamente con riferimento a tutta Italia e non alla sola Sala Consilina, che pure il sottosegretario Ferri ha citato come caso eccezione per essere stata accorpata ad un tribunale di un'altra regione. Il sottosegretario ha detto che non si esclude la rivalutazione di alcune situazioni di criticità emerse nell'ambito del processo di monitoraggio attualmente in corso attraverso un'eventuale revisione dei criteri e che sotto questo punto di vista le sollecitazioni degli interpellanti in merito ad un superamento della regola del 3 costituiranno un prezioso contributo di riflessione. Soddisfatto in parte, si è detto l'onorevole Valianti dopo la relazione di Ferri. Si parla di possibili revisioni, di modifiche, di passi indietro. Si spera che questo valga anche per Sala Consilina. D'altra parte, nulla sarà immediato. Dà da pensare il fatto che il sottosegretario abbia detto che sarà necessario un congruo lasso di tempo per verificare eventuali contraddizioni della riforma e poi intervenire. Intanto, Sala Consilina guarda ad un'altra scadenza vicina, quella del 14 gennaio, data in cui la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sul ricorso presentato dalle regioni per l'ammissione del referendum, che potrebbe, per un'altra via, condurre all'abolizione della riforma o di parte di essa.